Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video in cui vi parlerò di quelli che sono gli acquisti che ho fatto in questi ultimi giorni. Ho approfittato anche dei saldi, c'erano dei prodotti che comunque avevo davvero l'urgenza di acquistare perché ero rimasta a secco e la fortuna vuole però che riesco quasi sempre a terminare i prodotti che possano essere viso o capelli tutti nello stesso periodo, quindi mi trovo ciclicamente a fare magari sì dei grandi acquisti, però poi nel tempo a usufruire di questi prodotti in maniera abbastanza lunga, cioè non sono una di quelle persone che una volta deve uscire perché deve comprare lo struccante, la volta dopo mi è finita la crema viso, aspetta che mi sta per terminare il tonico, cioè riesco sempre abbastanza a sincronizzare per quanto possibile l'utilizzo dei vari prodotti e quindi mi trovo insomma a fare anche delle spese in maniera abbastanza poi diluite tra virgolette nel tempo. Allora, partiamo con i primi prodotti che vi faccio vedere che sono acquisti fatti da Erbolario che io adoro. Ci sono, non so se ancora adesso gli sconti 50-30% su alcune linee, su alcuni prodotti e ho voluto approfittare perché era in offerta l'acqua aromatica di rosmarino. Che è praticamente un tonico che io ho adorato, ho già utilizzato tante volte quando me lo sono visto a poco meno di 5 euro rispetto ai 10-11 euro che insomma costa di solito, ho approfittato e ne ho comprato addirittura due confezioni da 200 ml. Questo è un prodotto con il 99% di ingredienti di origine naturale ed è un tonico astringente per pelli miste e grasse. Io devo dire che fino a prima della pandemia avevo la pelle di porcellana in tutti i sensi, non avevo impurità, non avevo ma veramente un brufolo, mi usciva una volta ogni morto di papa. Poi ahimè, scoppiata la pandemia, probabilmente tutti i nervosismi, lo stress che avevo all'interno mi si sono riversati sulla pelle. Ho iniziato a soffrire una specie di acne giovanile in età adulta ormai. E quindi sono dovuta correre ai ripari, da che utilizzavo delle creme idratanti, un tonico comunque non specifico per pelle mista, perché non era il tipo di pelle che avevo, anzi avevo una pelle praticamente da secca normale. Mi sono trovata a dover comprare prodotti che avevo sempre snobbato perché non avendo una pelle mista, grassa, insomma non avevo mai utilizzato. Ci ho messo un po' perché non volevo quasi accettare questo cambiamento di pelle, però alla fine ho detto l'unica cosa che posso fare è semplicemente cercare di capire l'esigenza che ho in questo momento e nel limite del possibile andare a un attimo a sistemare queste impurità. Ce ne ho messa molto perché avevo una pelle indecente, proprio brutta, brutta, si imbruttiva, si sporcava ogni giorno di più. Ma poi quando ho trovato la mia routine, chiaramente fatta in maniera costante con prodotti di un certo tipo, la mia pelle ha risposto da subito benissimo. Di conseguenza, devo dire che anche se adesso sono arrivata praticamente al punto quasi di partenza dove ho una pelle abbastanza pulita, continuo ad utilizzare prodotti per pelli miste e grasse perché vedo che la pelle comunque ha bisogno di essere mantenuta in questi termini. Comunque, questo è un tonico che mi piace tantissimo. Devo anche dire che il passaggio del tonico per me, anche se non è soltanto per me, ma proprio anche a livello di estetica, rappresenta uno dei
passaggi fondamentali per la pulizia del viso. E chi non lo utilizza dovrebbe ricredersi e iniziare ad utilizzarlo, perché il passaggio del tonico è veramente quella porticina che consente al resto dei trattamenti che vengono effettuati successivamente all'applicazione del tonico di penetrare all'interno della pelle in maniera molto efficace, e quindi tutti i trattamenti comunque che facciamo in seguito vengono recepiti molto molto meglio dalla nostra pelle. Il tonico comunque poi, in base al tipo di acqua contenuta al suo interno di estratto, insomma, può essere un ottimo lenitivo, come un ottimo cicatrizzante, un ottimo preparatore, un tonificante, un rinfrescante, e io non lo salto mai. Io il passaggio del tonico non ci rinuncio, quindi piuttosto quando ho poco tempo oppure durante l'estate quando fa tanto caldo rinuncio alla crema, però al passaggio del tonico la mattina e la sera non ci rinuncio mai. La pelle, se voi lo utilizzate con costanza, vi posso dire che trae veramente dei benefici. Scegliete chiaramente un prodotto che abbia un'alta percentuale comunque di ingredienti di origine naturale, non mettetevi porcherie sul viso, soprattutto se avete una pelle molto reattiva e che si sporca o comunque anche delicata, e vedrete assolutamente le differenze. Quindi questo è un acquisto che ho fatto volentierissimo. Difatti la seconda confezione che ho acquistato la sto già utilizzando, perché avevo finito il tonico molto buono, anche quello sempre dell'erbolario, della linea, l'acido ialuronico per pelli miste e grasse. Approfittando sempre di questa scontistica, ho preso per il mio compagno la crema viso idratazione intensa con estratto di viola e foglie di olivo. Ora non ricordo quanto l'ho pagata, comunque un prezzo molto vantaggioso. Questa non l'ho ancora aperta perché sta finendo. La crema di cui vi ho parlato in quel video dove vi davo dei consigli su come idratare la pelle durante il periodo invernale, della Veleda. E quindi adesso che ancora fa freddo, preferisce schermare la pelle con un prodotto abbastanza pastoso, abbastanza consistente come quella crema là della Veleda. Poi proveremo questa qua, che è la prima volta che io acquisto, perché ho sempre utilizzato altre tipologie di creme. Dell'erbolario, sempre, che mi è piaciuta tantissimo, e anche questa è stata una di quelle alleate durante questo periodo di cui vi parlavo, abbastanza impegnativo per la mia pelle, è la crema viso con biancospino e semi di zucca, trattamento notturno per pelli grasse e impure. Questa qua, sempre dell'erbolario, questa ha una consistenza fantastica. Questa devo avergli dato intorno agli 8 euro. Mi sembra che c'era uno sconto parecchio alto, probabilmente costava intorno ai 18 euro. Non me la sono lasciata scappare, ha una consistenza favolosa, e questa è stata, insieme a il tonico dell'erbolario ed altri prodotti di cui anche qui ve ne ho parlato in un altro video in cui vi raccontavo qual era la mia routine per il viso, ad aiutarmi effettivamente a purificare la pelle. È una linea veramente valida, 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 valida. Comunque l'erbolario a me non delude mai. Una marca che non mi piaceva assolutamente anni fa, perché ero tanto tanto fissata in quel periodo della mia vita con gli inci, e mi infastidiva un pochino il fatto che si spacciasse per naturale quando poi alla fine di naturale dentro aveva ben poco, ma che adesso ho rivalutato e mi ritrovo a riacquistare molto spesso alcuni prodotti con grande piacere, è la Yves Rocher. Yves Rocher, a cui ho dato l'opportunità quando ho visto che ha riformulato qualche prodottino, e devo dire che adesso con costanza e con una cadenza abbastanza regolare mi trovo ad acquistare di tanto in tanto qualche prodottino che è entrato a far parte della mia must have routine per il viso. Due di questi prodotti sono, anzi, tre. Uno è il bagnoschiuma, i bagnoschiumi della Yves Rocher, insomma, quello anche al caffè che mi piace molto, ne ho parlato anche di quello in un video. Mi piace tantissimo anche il gel per la detersione del viso della linea Pure Alg, e un altro che mi ritrovo ad acquistare, ormai assodato il mio
come si dice, struccante preferito è proprio questo qua della linea Pure Bleuet con estratti di fior d'aliso, appunto della Yves Rocher. Struccante bifasico che adoro, non deve mai mancare. Questo in un gesto veramente strucca in maniera efficacissima, senza bruciare, senza irritare e veramente fa il suo lavoro in maniera egregia. Mi piace perché anche questo ha un buon INCE, un 97% di ingredienti di origine naturale e non è né troppo secco come tanti struccanti bifasici o troppo oleoso, al contrario, ha veramente la consistenza ideale e a me piace da morire. Ripeto, strucca benissimo, delicato, ha anche un prezzo abbastanza conveniente perché di tanto in tanto viene lanciata l'offerta, come in questo caso, due prodotti, uno da 200 ml, l'altro da 100 a 9 euro qualcosa, quindi molto molto buoni e durano anche tanto perché non c'è bisogno di farsi inzuppare il dischetto in maniera esagerata. Poi avevo sempre della Yves Rocher, ma con la vecchia formulazione, questa maschera che è stata riformulata e messa all'interno della linea Pure Mint, la maschera libera pore al carbone vegetale. Devo finire l'altra che non è in versione riformulata, ma con cui mi sono trovata molto bene ugualmente, e poi proveremo questa qua, soprattutto adesso verso magari la primavera, ecco, perché in questo momento non ho la grande esigenza di purificare la pelle. E appunto ho acquistato questa maschera libera pore al carbone vegetale che sono molto curiosa di provare e vedere se mi piace più dell'altra. Poi sempre della linea Pure Mint, ma diciamo che anche questi non li conoscevo la prima volta che li ho acquistati. In realtà l'ho già aperto il detergente viso. Ho acquistato appunto questo gel detergente purificante con menta piperita bio che lascio sotto la doccia. Siccome ho finito quello all'alga, adesso volevo provare questo e devo dire che i detergenti della Yves Rocher mi piacciono tantissimo, hanno una consistenza veramente molto fresca e danno proprio la sensazione di pulire molto bene. Questa è con il 99% di ingredienti di origine naturale e poi in previsione di una pelle che inizia a ingrassarsi nel periodo estivo, già che mi sembra stava in offerta, ho voluto acquistare il tonico effetto cipria opacizzante, sempre della linea Pure Mont, non so se si dice così in francese, comunque anche questo ha un 98% di ingredienti di origine naturale e il fatto che abbia questo effetto cipria opacizzante mi interessava. Difatti sul fondo si è depositata tutta una serie di sabbiolina, penso che sia appunto questa cipria che adesso io non riesco a farvi vedere, ma si vede che si è depositata. Proviamo, provare è sempre l'unica maniera per capire se effettivamente il prodotto ci piace o meno. Poi, per questi ricci capricci ribelli, ve ne ho parlato anche qua in un video, quindi vi invito ad andarvi a guardare un pochino tutto quello che, insomma, se vi interessa ho caricato in precedenza. Ho parlato di questa marca che per me è stata una rivelazione, dopo anni in cui andavo a sbattere la testa ogni volta con marche più o meno costose che però non mi facevano mai effettivamente né caldo né freddo. Questa marca She Moisture che è stata creata proprio pensata proprio per i capelli ricci, capelli afro e che quindi ha all'interno dei suoi prodotti degli attivi, degli ingredienti che sono una manna dal cielo per i nostri capelli. Quindi sono tutti prodotti dove la parola chiave è idratare, nutrire, ristrutturare e definire. Se non abbiamo queste
caratteristiche all'interno dei prodotti per i capelli afro non sono prodotti per capelli afro. Allora, io è praticamente prima volta che mi ritrovo ad utilizzare per 2 anni di fila una marca e basta per i capelli. Quindi è consolidato il mio grande amore per questa linea. Devo dire che ho dei prodotti che compro e ricompro con molta, come dire, frequenza, anche se poi durano molto questi prodotti in realtà. E, però ogni tanto mi piace anche provare a cambiare. Quindi magari, non so, se trovo la crema styling che mi piace, non vado alla ricerca di altro perché se ho trovato il prodotto che mi piace non ha senso. Però perlomeno per le maschere, per i capelli e per gli shampoo, mi piace ogni tanto dare il rigiro, fare in modo che il capello magari non si abitui sempre al solito tipo di shampoo. E quindi ogni tanto cambio per vedere magari se noto delle differenze anche utilizzando un prodotto piuttosto che un altro. Comunque ho comprato che già conoscevo e già ho utilizzato, forse questa è la quarta volta, terza, quarta volta che ricompro il mio adorato shampoo all'olio di ricino nero, questo qui. Poi vi chiedo scusa, è tutto scritto in inglese, quindi adesso non mi metto a leggere per filo e per segno quello che c'è scritto. Comunque questo qui è uno shampoo rinforzante, molto scuro, a me è piaciuto tanto, però ho voluto, visto che in realtà poi lo shampoo è anche uno dei primi prodotti a finire, acquistarne altri due che sono di due linee completamente diverse, sempre della stessa marca. E questa qua è con l'olio di manuka, se non erro, e dei burri particolari africani, c'è anche l'olio d'argan e qualcos'altro, avevo letto sul sito. Mentre questo qui invece è sempre uno shampoo con olio di manuka, estratti di yogurt e l'olio di mafura, che è un olio che cresce anche questo, un olio che si produce anche questo con un seme che cresce in Africa. Quindi vedremo quali dei due magari mi piacerà di più. Fino adesso ne ho provati diversi tipi di questa marca, mi sono piaciuti tutti alla stessa maniera. Poi ho preso, che ho già acquistato più di una volta, il balsamo, una crema leave-in per capelli ricci nel barattolone grande. Questa linea è sempre quella all'olio di ricino nero, che ha un profumo idilliaco, ma a me piace veramente tantissimo. No, è chiusa. E non ho qua da farvi vedere perché l'ho già messo sotto la doccia. Ho preso sempre di questa linea l'olio di ricino nero anche la maschera da utilizzare come impacco dopo il balsamo, o direttamente io la utilizzo direttamente al posto del balsamo, perché io ho un capello talmente secco che il balsamo a me non fa un baffo. Quindi ho bisogno di qualcosa di più nutriente. In questo caso io il passaggio del balsamo lo faccio direttamente con la maschera. Due prodotti nuovi, anche questi che ero molto incuriosita, ormai che stavo facendo l'acquisto, ho detto a male non vanno, perché comunque i miei capelli necessitano di idratazione, di prodotti. Proviamoli già che ci siamo. Ho preso la maschera idratazione intensiva sempre all'olio di manuka e al mafura oil, a questo olio di mafura. Quindi ben venga anche qua maschere, ne utilizzo a nastro. E poi voglio provare questa volta, visto che l'altra volta ho utilizzato sempre di questa marca un gel che ho finito, ma volevo provare qualcos'altro. Questo gel, styling gel cream per capelli ricci all'olio di Kupukau. Questo Raw Shea, che non so cosa sia questo olio di Raw, è con passiflora e anche pistacchio. E forse Raw Shea, ma non penso sia il pistacchio Raw. Comunque, vabbè,
Come potete vedere, abbiamo anche delle confezioni molto grandi, interessanti. Era ora che facessero qualcosa per noi, perché noi con questi capelli qua avete presente quanto prodotto dobbiamo utilizzare ogni volta? Cioè lo shampoo, noi dobbiamo lavarli questi capelli, quindi abbiamo bisogno comunque di un quantitativo abbastanza importante di tutti i prodotti. Riuscire a trovare un prodotto con degli inci molto buoni, ricchi in attivi, in oli, in sostanze nutrienti che abbiano questo rapporto qualità-prezzo, per me è stata veramente una rivelazione, perché poi in realtà io tutti questi prodotti non crediate che li abbia pagati tantissimo. Calcolate che tre shampoo, due maschere, il gel che vi ho fatto vedere e il boccettone di crema leave-in senza risciacquo, che cioè, sono formati da 431 ml, quindi ne fate di strada. Io non gli ho dato neanche 70 euro per tutte queste cose, quindi se fate una media, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 10 euro, nemmeno 10 euro a prodotto, cioè di questi formati. Fatevi due conti, anche lo shampoo più stupido della marca più stupidina che trovate al supermercato, che non sia proprio la più, tra virgolette, easy, non li pagate meno di 5-6 euro. È una maschera un pochino decente, che magari non ha neanche un inci spettacolare. Quindi io veramente sono contenta di aver conosciuto questa marca. Bene, il video è andata molto per le lunghe, però avevo piacere di farvi vedere questi acquistini. Se avete piacere che vi faccia un video, non lo so, in cui vi faccio la mia attuale routine del viso o un refresh su come io curo i miei capelli, volentieri scrivetemi un messaggino, però vi invito comunque ad andarvi a vedere i miei video caricati in precedenza. Vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!